Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato hanno mantenuto la promessa che si sono fatti nello studio. Una promessa fatta prima di abbandonare uomini e donne insieme. Mano nella mano. Come una coppia. Tra Ida e Armando nel corso degli anni. E non sono stati pochi quelli trascorsi insieme nello studio. Si sono avvicinati molto ed è nata un'amicizia. Per il pubblico, in realtà, sembrava più un'alleanza con Armando che interveniva puntualmente per difendere Ida come anche Gianni Sperti. L'ironia sui social non è mai mancata a proposito del supporto incondizionato e a volte poco oggettivo di Gianni e Armando verso Ida. A differenza dell'opinionista, però, Armando ha rimproverato Ida in alcune occasioni. Prima di uscire dal programma con Alessandro, Ida si è anche un po' risentita nei confronti dell'amico per alcune questioni. Tutte superate. Prima di uscire dallo studio, Ida e Armando si sono abbracciati. E lui ha abbracciato Più Alessandro nonostante abbiano avuto forti litigi in passato nel programma. Poi la promessa di rivedersi fuori, a Napoli magari. Ed è successo. Non a Napoli, ma è successo. Ida è stata a Salerno da Alessandro. Ci sono foto sui social insieme. Sorridono sembrano davvero felici e questo è ciò che conta. Lo ha confermato anche l'amico, che ha raggiunto a Salerno la coppia per una cena insieme. Ci sono foto e video di Ida. Alessandro e Armando a cena insieme sui loro profili Instagram. In un video Armando ha detto, Questi ragazzi sono bellissimi. Io non ci credevo. Però è la verità. Armando e Ida abbracciati dopo uomini e donne si sono scambiati anche dediche con canzoni e frasi. Per esempio, sempre incarnato ha aggiunto ancora, c'è qualcuno che ha detto che l'amicizia non esiste. Io vi dico che l'amicizia esiste ed esiste più urla. Dopo queste parole ha inquadrato Ida e Alessandro. Lei ha detto, stiamo benissimo. Poi ha aggiunto che non ci credono. Non è chiaro se per il fatto di stare bene o perché erano con Armando. Quest'ultimo ha ironizzato e ha detto che anche lui non crede al fatto di essere a cena con Alessandro. Visti i di dissapori passati.